Sveglia! No, cosa c'è? Cosa vuoi? Dobbiamo scappare! Porca miseria, ma mai mi fai... È pronta la colazione, Luca? Ma che colazione? Ci sono solo patate in sto posto! È vero, però vabbè, insomma, dai Luca, ma... C'è anche un bottone qui, non l'hai visto? Davvero? Ma certo che c'è un bottone, Luca! Ma scusi, ma dove... Ma dove ci hanno rinchiuso que... Oh, che razza di posto è? Ma è tutto scuro, è tutto nero da queste parti! È una prigione gigantesca, tu non hai idea di quanto è grande. Vieni, apri, apri che ti faccio vedere. È cattivissima! Sei sicuro che si debba fare così? Oh, ma è mostruosa, ma è gigantesca! Ma è grossa! Ma aspetta, ma non c'è nessuno oltre di noi? Guarda che roba, sono tutte vuote queste celle! Ma non ti preoccupare, perché anche se è una delle prigioni più cattive di sempre... L'assessore! Ce la faremo! Dove andiamo? Qual è il piano terra? Ah, penso questo forse. La cosa che mi preoccupa è... Dove diavolo sono le guardie? Perché siamo anche senza guardie? Bene, è molto inquietante come cosa. Cosa sono queste cose? Ma queste non sono le guardie. Salve? Ma sono altri prigionieri questi. Credo. Oh no, mi sa che sì, sono le guardie. Ma porca miseria, Luca, ma non ti ricordi? Siamo andati tutti, Espi. Potevamo uscire. Ma come siamo andati tutti? Secondo te? Porca miseria, è una trappola. C'è anche sulla trappola. Lì c'è una scala. Sì, lo vedo, Luca, ma lì sopra sembra... Ah, dannazione, che male che fanno. No, porca miseria. Qui c'è una porta. Certo che avere dei Vindicator come guardie non è esattamente la cosa migliore che ci poteva capitare. Guarda, Luca, qui dove dobbiamo uscire. Però mi sa che non possiamo passare oltre. Dobbiamo trovare un modo per aprire questa porta. Assolutamente, aspetta che salto giù. Ok, adesso posso fare un saltino. Ok, ce l'ho fatta. Ma hai visto che c'è una parte particolarmente strana a questa parte? Dove? Qui, c'è tipo un parkour. Aspetta che attiro un po' di Vindicator. Salve, signori, venite a questa parte, grazie. Grazie. Visto, sì. Ok, ok. Oh mio Dio. Potrei avere un piccolo problemino qua. Appena salto mi sa che qua mi ammazza. Vabbè, io ci provo lo stesso. 3, 2, 1. No. Fatti bravi. Dai, Luca, tu continua a saltare. Ce la puoi fare. Io vado. Bravo. Cosa c'è qui? Cosa devo fare? Oh, non lo so cosa devi fare. Mi sa che... lì c'è uno slime. Mi sa che ci devi cadere sopra. Ok, ce l'ho fatta. Ma come faccio? È lontano. Non lo so, provaci. Senti, la nostra unica speranza. Senti, prova a tenere premuto shift e andare intorno. Ah, non così. Oh, a quanto pare quella cosa rossa ti uccide. Perché devo provarlo sempre io? Perché devi evitarla la prossima volta. Ah, no. È difficilissimo. Cosa stai facendo? Come fai a fare quella cosa, Luca? È più semplice di quanto... Com'è più semplice di quanto penso? Porca miseria, ma ti... Devi semplicemente metterti al lato. Davvero? Ci provo. Ah, è vero. Ma che senso ha questa cosa? Piano, salti. Vai sullo... Ho sbattuto. Mancato a terra su. Non importa. Mi sa che mi ha dato una levitation così forte che ce l'ho fatta lo stesso. Dai, adesso un bel parkour e raggiungiamo quella chest. No, sono i blocchi sopra la testa. I saltini con i blocchi sopra la testa. Anch'io sono caduto. Un po' prima però. Vai che ci siamo quasi. Perfetto, sì, la prendo. Un salto sulla scala, la prendo. Vai, cosa c'è? È una chiave. Oh, perfetto, allora sicuramente la chiave per uscire dalla prigione. Dai, andiamo. A questo punto mi sa che conviene, ecco, bravo, ammazzarci tanto. È di qui l'uscita, giusto? L'hai vista prima? Assolutamente. Vediamo. Vediamo. Tirala fuori, Luca. Penso che basti. Oh, ma che spettacolo. Grazie. Possiamo uscire. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Aspetta però. Oh no. Oh no. Non mi sembra molto la libertà questa. Oh, porca miseria. Qua ci sono tipo dei laser. Oppure... No, aspetta, è un antifurto, non sono dei laser questo. Nel momento in cui passiamo questa zona dobbiamo per forza correre, altrimenti ci beccano. Ma come facciamo a superare tutti questi ostacoli? Siamo completamente non equipaggiati. Ah, io ho un po' di roba, l'ho trovata prima nella stanza delle guardie. Come l'hai trovata prima? Ma stai scherzando? Ma l'avrei trovata nella chest forse prima. Che criminale, potevi dirmelo. Ma che chest è chest? È roba buona, Luca? Ovvio che è roba buona, Espi, roba davvero, davvero interessante. Allora, una di queste, tipo? Una di queste, un po' di queste, un po' di queste. Vabbè, ma è spettacolare. Ma abbiamo a disposizione anche un arco. Hai visto quanta roba? Assolutamente. Allora, appena passi qua, scatta sicuramente l'allarme. Cosa okay? facciamo? Ok, quindi mi raccomando, sbrighiamoci. Ok. Andiamo, 3, 2, 1, via. Vai. Oh no. Mi sa che ci vengono. Vai, attento, adesso qua bisogna fare un ponte. Vai, tutto vai, Luca, attento. No. Attento però. Mi stanno puntando. Ti proteggo io, facciamo un po' a testa. Ok? Vai. Un po' costruisco io. Un po'. Aia, mi hanno preso. Ma non mi hanno buttato giù, questa è la cosa importante. Dai, costruisci, Luca, costruisci. Perfetto, ora salta. Vai.
Aia. Possiamo provare a farli fuori, però. Prova a colpirli. Venite qua, maledetti. Ce la facciamo a colpirli? Sono troppo in alto. Sono troppo in alto. Peccatevi. Ah! No, no, non ce la faccio, non ce la faccio, Luca. Va bene, allora a questo punto la nostra unica speranza è andare avanti. Per fare un po' il giro tondo. No, dai, Luca, andiamo avanti. Andiamo avanti. Su, sbrighiamoci. Vai. Attento alle codine. No. Ah. Cosa sta succedendo? Luca, mi sa che sono entrato in orbita. Luca? Luca? Sto volando. Sono finito nello spazio, penso. Oh, aspetta che provo a atterrare. Aspetta che provo. Non qui, però. Qua devi stare attento, eh. Le incudini sono pericolose, ma la parte dopo ancora di più. Perché se tu vai sugli slime, prendi il volo. Quindi devi utilizzare le incudini come scala, secondo me. Ah, dici, io ci stavo costruendo sopra. Bravo. Oh, oh, ah. Però mi stanno prendendo le incudini. Aiuto. Porca miseria, non riesco più a superare questo muro di incudini. No, no, mi stanno colpendo tantissimo, ok? Che succede qua? Cos'è questo labirinto tutto colà? Devo andare lì? No, troppe pozioni, troppo veleno, troppe cose. Vabbè. Ops. Ma dici che fa male? Anche qui. Sì, che fa male. Guarda che roba. Tutte male. Allora, secondo me c'è un blocco qui sicuro. Ma fanno tutte male. Io sono andato sul verde, ma fa male. Tutte, ma anche il blu, anche il rosso, anche il giallo. Sì. Hai provato? Il rosso. Oh no. Sì. Ah! Sono tutte maligne. Ok, mi sa che l'unica cosa è costruiamo con i nostri cubi, almeno ce la possiamo cavare. Facciamo un salto fino a di là. No, Luca, non possiamo passare oltre. Hai visto? Ma ma sei un grande. Vabbè, ma potevi anche direttamente costruire un ponte. Aspetta che ci provo anch'io. 3, 2, 1. Dai, che qui ci sono le porte dell'uscita. Oh, perfetto. Cosa c'è? Cos'è? Vabbè, ma della sabbia. Non è che una trappola verso il vuoto questa, Luca? Vero. Aspetta, io direi attiviamola e poi scappiamo indietro. Attiviamola. Oh, oh. Ma questa è TNT. Io sono io della TNT giù. Sì, vabbè, ma Oh, no! Oh, no! Ah! Ah! Oddio, ce l'ho fatta! Come hai fatto a sopravvivere? Io no. Non lo so, con mezzo cuore sono sopravvissuto. Ti aspetto, non ti preoccupare. Ok, Luca, adesso ti ho aspettato. Ma dobbiamo farci coraggio. Ok, questa zona potrebbe essere un po' rischiosa. Bisogna correre. Sì. Ok, ok, ma non è così male. Alla fine abbiamo un'armatura incantata. Ce la possiamo cavare. Venite meno qua. Allora, no! Dove sono? Mi ha buttato nella lava. Il fossato di lava con i coccodrilli e poi un muro gigantesco. Ma stiamo scherzando? Ah, Luca, attento perché potrebbe esserci un po' di problemi qui. Beh, qui sicuramente ci sta un bel ponte. Mi ha tirato di qui. Come ti ha tirato di là? Ah, aspetta, vabbè, ma i creeper. Ma non è male, facciamo un ponte. Piano, piano. Ok, ok. Oh no, ma come, sono cieco? No, questa parte della cecità non possiamo vedere. Mettiti vicino al muro, Espi. Dov'è il muro? Aspetta, sto provando a saltare in questa direzione. Prima o poi il muro. Mi dà una mano. Il muro lo raggiungerò. Aia. Oh no. Ma non quel muro, l'altro muro. Qua, quanta roba. No, 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 lasciatemi in pace. Stupidi cosi. Vabbè, ma qua mi metto a volare. Poi mi schianto malissimo. Non è giusto. Non è giusto. Ma questa non è lava. Come non è lava? Aia, che male. Però ce l'ho fatta lo stesso. Arrivo, Luca. Guarda, Espi, guarda. Guarda, sono cieco, Luca. Come faccio a guardare? Aia. Troppo male, troppo male. Ok, aia. Porca miseria. Ma sì, se riuscissi a beccare una freccia magari. No, creeper. No, no, no. Vai, prendi uno di questi. Ma io vado con gli shulker. Adios. Oh, si può passare oltre. Hai ragione. Aspetta, becca. Chi è che mi ha beccato? Usa i tuoi nemici al tuo vantaggio, Espi. Sì, se non finissi nel fossato dei coccodrilli. Perfetto, Espi, Luca. Io sto passare oltre. Un problemino. Mayday. Chi è che mi ha colpito? Guarda sopra. No. Guarda sopra. Dove Espi? Sei? Non ti... Oh no. No, Luca, corri. Cioè, vola, fai qualcosa. Sono un po' inseguito dalle palle di shulker. Aspetta, ho un'idea. Ma le ragnatele potrebbero essere la nostra salvezza. Se noi andiamo... Magari sì. Cos'è? Cosa avevi in testa? Che è successo? Oh no! Il fiato del drago. Allora, vedi là che c'è il fiato di drago. Bisogna evitare quella zona. Bisogna... Facciamo? Qualcuno mi ha beccato, ovviamente. Non lo so, Luca. Io provo a andare. Provo a buttarmi in mezzo alle ragnatele. Che dici? Prova. Piano, però statemi lontani. Statemi lontani. Oh no. Oh no. Oh no. Un inferno qui in mezzo alle ragnatele, Luca. Mi rimangio quello che ho detto. Io sto facendo un tunnel, Espi. Vieni a darmi una mano. Arrivo. Dov'è l'uscita, Espi? Non lo so, è un labirinto di ragnatele. Aspetta, dalla parte opposta rispetto al fuoco. Quindi, in quella direzione. Bravo, Luca, stai andando verso la direzione giusta, mi sa. Ci siamo! Ci siamo? Oh, alleluia, l'uscita, finalmente! Non vedevo l'ora. Ma è chiuso. Ma cosa? Ma no, ma non ci credo. Ma non è che ci siamo dimenticati una chiave indietro? Oh, no. Luca, non lo so se è una buona idea quello che ti sto per proporre. Perché in effetti forse romperemo... Ah, vuoi tornare indietro? No. Anch'io ci stavo pensando. Ma come tornare indietro? Abbiamo dimenticato la chiave. Ma che codardo, assolutamente no. Dobbiamo andare avanti.
Certo, fare il percorso al contrario, come se volessimo arrivare altre 57 volte, Luca. Quindi se noi saliamo fare? Qui, questo potrebbe essere utile, insomma, perché non possiamo andare oltre queste mura. Forse perché c'è... sarebbe contro il regolamento della prigione. Ma tac! Guarda che soluzione! Perfetto! E ora? Messo. Esatto, grazie ai nostri picconi, ce la possiamo fare. Altrimenti questi picconi diamanti per cosa li avremmo usati? Vai! Spacca, 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 spacca! Vespi? Oh! Ci volevano prendere in cos'è giro. Sta... No! Guarda che troll finale! Della lava, d'accordo. Allora, senza problemi. No, non così. Ma porca miseria. Vabbè, ce la si può fare lo stesso. Bellissimo. Ok? Senza nemmeno mettere dei blocchi. Spacca giù, spacca. Porte, spacca. Prigione, siamo liberi. Finalmente. Ma Luca, ma... Oh no, guarda dove hanno costruito questa prigione. Ma... Il bel mezzo del nulla, ma ti rendi conto? Ma c'è stato un apocalisse nucleare. Ma no, Luca, le prigioni le costruiscono sempre lontanissime dalle altre case. Vabbè. Guarda che roba. Ma non c'è una strada. Ci sono soltanto... Dai, seguiamola. Ci sono soltanto delle pozze di lava qui. Vieni di qui che dobbiamo andare al supermercato. Ma come al supermercato? Vabbè, casomai facciamo un po' di autostop. La prima macchina che passa.